Salve a tutti amici di Campania nel pallone, buongiorno da Castel di Sangro dove da pochi istanti il Napoli ha concluso la propria seduta mattutina in questo quarto giorno di ritiro qui in Abruzzo. Una seduta alla quale non abbiamo avuto modo di assistere in quanto chiusa a stampa e tifosi, mentre potremo regolarmente visionare l'allenamento pomeridiano che si svolgerà a porte aperte. Sono stati davvero tantissimi tifosi che hanno raggiunto Castel di Sangro nel fine settimana, con lo stadio Teofilo Patini gremito in ogni singolo ordine di posto, sia in occasione dell'amichevole contro i turchi dell'Aytaspor che in occasione dell'allenamento di ieri, ma purtroppo a differenza del ritiro di Di Maro Folgari, da dove nonostante la gran folla il tutto si è svolto nel massimo ordine, qui non sono mancati gli attimi di tensione. Infatti ieri pomeriggio oltre un migliaio di tifosi sono rimasti all'esterno dello stadio, considerato che all'interno non vi erano più posti disponibili, e ad un certo punto le forze dell'ordine hanno dovuto contenere la rabbia di alcuni tifosi che volevano a tutti i costi fare il proprio ingresso allo stadio Teofilo Patini. Però fortunatamente nel giro di pochi minuti la situazione si è tranquillizzata. Sicuramente una differenza rispetto al ritiro di Di Maro è quella delle aspettative, perché comunque a Di Maro, essendoci un campo che dispone di non più di 1.616 posti, si dà per scontato che non tutti i presenti possano assistere agli allenamenti, mentre qui comunque con uno stadio abbastanza grande, dalla capienza di 7.000 posti, un po' tutti si aspettano di poter accedere agli allenamenti, e dunque speriamo che in occasione del prossimo fine settimana la situazione possa essere gestita meglio, perché personalmente non credo che nel corso di questi giorni infrasettimanali ci sia poi la stessa folla che si è avuta nel fine settimana, ma ovviamente un bel numero di tifosi ci sarà comunque. Ora l'attesa, oltre che ovviamente per i prossimi allenamenti e per la seconda amichevole internazionale qui in Abruzzo, la quarta in totale di questo precampionato con gli azzurri che affronteranno gli spagnoli del Girona, compagine che si è classificata al decimo posto nell'ultima edizione della Liga Spagnola. Tra l'altro il Girona è anche riuscito a battere il Real Madrid nella fase finale del campionato, e dunque sarà sicuramente un altro test probante. Abbiamo ricevuto delle indicazioni molto positive dall'amichevole dello scorso sabato contro i turchi dell'Aytaspor, compagine che appunto milita nella massima divisione turca. E a differenza dell'amichevole svoltasi a Di Maro contro la Spal, nella quale abbiamo visto un Napoli un po' sulle gambe in seguito ai carichi di lavoro dei giorni precedenti, in una partita comunque condizionata anche dal terreno di gioco pesante, contro l'Aytaspor appunto abbiamo visto un bel Napoli, un Napoli che ha fatto rivedere sprazzi di gioco di ciò che abbiamo ammirato nel corso della scorsa stagione, tante giocate individuali di pregevole fattura, tante azioni corali. Rudy Garcia ha provato il 4-2-3-1 per i primi 60 minuti.
anche se poi era un 4-2-3-1 che spesso mutava in un 4-3-3 con Raspadori ad agire da mezzala. Rudy Garcia, possiamo dire che ha approfittato dell'assenza di Lobotka per fare questo esperimento e va detto che comunque Raspadori nella posizione di mezzala è forse un po' forzato. L'avevamo visto in quella posizione anche nel corso del ritiro in Turchia tenutosi lo scorso dicembre durante la sosta di 2 mesi per il Mondiale. Ma resta il fatto che il ruolo più congeniale a Giacomo Raspadori resta quello di seconda punta, in appunto un attacco a due. Io personalmente penso che anche nel corso della prossima stagione vedremo sempre un Napoli all'insegna del 4-3-3. Poi altre soluzioni come il 4-2-3-1 possono essere utilizzate sicuramente a gara in corso, ma non credo sinceramente in un Napoli che utilizzi schemi di gioco differenti dal 4-3-3 in apertura di gara. Poi, come detto anche a Di Maro, resto dell'idea che la migliore alternativa al 4-3-3 può essere appunto il 4-3-1-2. Questa può essere forse la soluzione migliore per favorire Giacomo Raspadori e si potrebbe magari optare per lo stesso Raspadori alle spalle di Osimhen e Kvara, o con Kvaratskhelia alle spalle di Osimhen ed appunto Raspadori. Raspadori e Kvara potrebbero alternarsi tra la posizione di seconda punta e quella di trequartista e potrebbe essere anche un modo per togliere punti di riferimento alle squadre avversarie. Dico 4-3-1-2 come migliore alternativa perché a mio avviso non si può toccare quel centrocampo a tre con Stanislav Lobotka in cabina di regia e Anguissa e Zielinski mezzali. E comunque tra le indicazioni più importanti che abbiamo ricevuto dall'amichevole dello scorso sabato c'è sicuramente la prestazione del Cholito Simeone, entrato al 60° minuto. Cholito Simeone che si conferma bomber implacabile. Nella scorsa stagione sappiamo bene come si sia sempre fatto trovare pronto nel momento del bisogno, ma non soltanto si è fatto trovare pronto, ma è sempre risultato decisivo in quelle poche gare disputate, segnando gol pesantissimi come quello a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare poi quello al Maradona contro la Roma a pochi minuti dal termine, ma non di minore importanza fu il gol di testa siglato a Cremona contro la Cremonese in una partita che sembrava essersi complicata per il Napoli. E sicuramente nel mese e mezzo in cui Osimhen mancherà in quanto impegnato con la sua Nigeria in Coppa d'Africa, il Napoli sarà in buonissime mani con Giovanni Simeone, oltre ovviamente a Giacomo Raspadori. E dunque, detto questo, è al momento tutto qui da Castel di Sangro. Un saluto ed un ringraziamento a tutti gli ascoltatori di Campania nel Pallone e appuntamento ad oggi pomeriggio per la seduta pomeridiana.